La terza ondata di calore estivo è nel pieno. Almeno sino a sabato 26 agosto compreso dovremmo farci i conti. L'anticiclone subtropicale sta raggiungendo la massima potenza in queste ore, affermano gli esperti. È caratterizzato da aria estremamente calda in quota, con geopotenziali da record per agosto, tanto che lo zero termico sulle Alpi è addirittura sfiorato i 5.300 metri, con un nuovo record assoluto in Svizzera. Sono previste temperature massime, in genere comprese tra 35 e 38 gradi, ma con qualche picco localmente prossimo ai 39-40 gradi, non escluso su pianura padana occidentale, Toscana, Umbria e Lazio. Tuttavia, Arezzo potrebbe godere di temperature meno alte, non figura infatti nell'elenco delle città più roventi stilato da Trebi Meteo. Secondo le rivelazioni fornite da Lorenzo Sestini di Arezzo Meteo, la temperatura più alta si è toccata nella stazione di Casarota in Valdarno con 37,2 gradi, assieme a Castiglionfibocchi. Poi Montevarchi con 36,9 gradi, il valore più alto del comune di Arezzo viene registrato ad Ottavo, tra Rigutino e Vitiano con 35,9 gradi. C'è da stringere i denti, insomma, almeno fino a domenica 27 agosto, quando le temperature potrebbero rientrare nelle medie del periodo e una bella pioggia estiva potrebbe portarsi via la calura.